Il prezzo delle mascherine chirurgiche, che è stato fissato a 50 centesimi più l'IVA, e cioè fin quando ci sarà l'IVA, a 0,61 centesimi, è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori ed altre categorie ad essi simili, ciò è e ciò sarà. Se ne dovranno fare una ragione. La giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato, non c'è più e non tornerà. Io potevo comprare le mascherine, mandarle negli ospedali, darle alle forze dell'ordine, fare quello che all'inizio dell'emergenza non riuscivamo a fare perché eravamo tutti impreparati per la sua ampiezza e per la sua profondità, e poi girarmi dall'altra parte, far finta di non vedere. Non l'ho fatto e sono orgoglioso di non averlo fatto, nell'esclusivo interesse dei cittadini. I cittadini che vanno in un supermercato comprano una mascherina al prezzo giusto, né a quello basso né a quello alto, al prezzo giusto, che garantisce un accettabile margine a chi la produce e a chi la distribuisce, ma che impedisce, se non annienta, la speculazione e purtroppo attiva la doppia morale. Non sarà la prima e non sarà l'ultima volta. Facciamocene una ragione e andiamo avanti.